dato appuntamento per quello che è uno dei locali più belli veramente della Toscana. Siamo alla Stragalo di Castiglioncello, decimo anniversario di questo splendido locale, con un sacco di ospiti VIP, che non sono solo ospiti VIP ma sono anche amici dei due proprietari di questo splendido locale, di Cesare e di Marcello. Questa sera come al solito Carlo Conti, Nicky Giustini, Solange e veramente tutta la gente che viene qui a festeggiare questo locale. La serata è già iniziata, abbiamo fatto già il taglio della torta con spumante e giù c'è già la gente che sta ballando. Insomma, l'estate è scoppiata alla grande, ci si diverte tantissimo come al solito, e noi con le telecamere di InTV come al solito andiamo a vedere che cosa succede qua, andiamo a vedere come si festeggia il compleanno qui alla Stragalo. Seguiteci! Gianfranco Monti, allora noi siamo qui nel tavolo VIP, diciamo qui alla Stragalo, c'è anche Carlo Conti che è lì però è in relax stasera, non parla con noi, comunque sì, dopo un saluto me lo fai, ciao al volo, ciao! Il ciao di Carlo Conti. Allora niente, Carlo Conti che ha iniziato come buttafuori qui alla discoteca. Diamo delle notizie vere. Diciamole alla gente. È verissimo, era qua all'entrata. Ecco perché è sempre qua. Esatto, ora, no? Adesso perché non paga, entra gratis e quindi viene qua, capito? Quello che sta zitto. Assolutamente. Allora Nicky, cosa stiamo facendo quest'estate? Allora no, ho girato un film con Ivanzina, con Carlo Vanzina, che si chiama Sapore di te, uscirà a gennaio e sono molto contento perché lavorare con Ivanzina per un comico è come un calciatore andare in nazionale e sono molto contento. Però sono contento che ogni anno ci ritroviamo qui, noi ti diamo un appuntamento. L'appuntamento fisso. Qui alla Stragalo, dove c'è certa gente, però lasciamo fare. Comunque, Monti? Vuoi poi parlare? Io distratto. Nicky ha parlato, come ogni anno ci si incontra qui alla Stragalo per certo. Questo anniversario di questo bellissimo locale. È casa nostra, c'è Cesare, gli altri ragazzi sono nostri amici, quindi è un piacere, è un godimento stare qua con loro. È vero? Vero, io spero. Non so se noti stasera loro, che sono tanti amici, anche Claudio Fadda che è un comico, Carlo Conti e Monti, hanno narcotizzato le mogli, no, per venire un po' da soli e rivivere gli anni. No, no, non sto dicendo, no Carlo! No, ma era in segreto questo, non lo diciamo a Carlo Conti. Alle 6:30 poi. Alle 6:30. Le prime pasticche le abbiamo messe alle 6:30. Almeno fino a domani mattina. Brava, bravissima. La potete godere tranquillamente. Ma così, diamo un'occhiata, guardiamo. Ma tranne Nicky però, lui no. No. Io no, io porto sempre. Sara, no, perché è più giovane di me, allora. Non si vede, però è bellissima e carinissima, è vero. Lo giuro sulla mamma di quello qui sotto, questo qui, lui non pensa ad altro. Pensa solo alla festa stasera. Esatto. Vero? Grazie, sei meraviglioso. Ragazzi, buona serata veramente. Anche a te, grazie anche a voi. E grazie ai nostri amici.
qui alla Stragalo con Solange, come di consueto. Ci siamo abbastanza tutti gli anni, quasi sempre. Abbastanza tutti gli anni è bellissimo. Quasi sempre, tutti gli anni, per il compleanno che la Stragalo fa qui ogni anno. C'è il mio amico Carlo Conti e un sacco di personaggi che arriveranno. È un locale bellissimo dove si sta veramente molto 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 bene e sono felice di venire qua per portargli ancora più fortuna. Noi ci siamo visti l'anno scorso, l'anno scorso a quest'anno, cosa hai fatto? Ho fatto un bel po' di cose, per esempio scrivo per un giornale che si chiama È Donna e sto leggendo i piedi, perché sì, perché il piede è la cosa più importante, anche la mano, però il piede è quello che tiene in piedi tutta la persona, quindi è un rituale cinese bellissimo dove si è proprio il cammino della vita. E tutte le settimane ci sono due pagine, questa settimana sono con la Sant'Anché, no, questa settimana con Paolo Villaggio, poi la guarderò anche a te il piede dopo. Dopo Solange mi guarda il piede, e intanto saluta i suoi fans che arrivano. Sì. Allora, via, allora su Donna, no? È Donna? È Donna. E poi ho fatto una cosa molto bella per la televisione francese, si chiama Le Ciel, il cielo. È stata una cosa molto carina. E poi scrivo anche l'oroscopo per Eva 3000 e poi c'ho il mio spettacolo che si chiama Soltanto i capelli non si vergognano. Dai, chi l'ha scelto il titolo? Bellissimo! Io naturalmente. E mia la regia, un po' presuntuoso sono, ma parla di me, racconta un po' la mia storia. E poi sono sempre in giro, poi a settembre andrò a quelli che il calcio, un sacco di cose. Non si ferma mai, sei sempre in movimento. Ma poi sono felice perché voglio vedere la gente che sta bene, che ride, che sorride. Io adoro, tu mi conosci da un sacco di anni, io voglio vedere la gente felice e approfitto per dire una, scusate ma c'ho un po' di abbassamento di voce, per mandare un affettuoso abbraccio, come dico ogni anno, a tutte le persone che soffrono, che non stanno bene di salute. Noi stiamo bene, sorridiamo e tutto, c'è gente che non ha niente. Non ha una lira e non ha nemmeno la salute. A loro va tutto il mio grande abbraccio. Bravissimo Solange, perché spesso ce ne dimentichiamo. Quando siamo bene non ce ne ricordiamo. La televisione fa compagnia. È uno strumento che fa veramente compagnia. Quindi ricordiamo anche veramente quello che sono al di là, che non stanno bene. Grazie Solange, buona serata a quella Stragalo. Grazie, grazie, grazie. Sono felice di averti visto. E sono anche felice perché qui c'è un sacco di gente che ci vuole bene. Allora, Nisi, viva la vita. Tu mi devi presentare una persona. Sì, ti devo presentare un amico della Stragalo che l'anno scorso è venuto a mancare insieme a Gaetano Gennaro. Però quest'anno ce l'abbiamo. Più in basso, per favore. No, non lo inquadrare. Ma Nina deve andare in un certo punto. Allora, Claudio Fadda, che l'avete visto in tanti film di Pieraccioni, ma soprattutto nelle prime versioni televisive, Succo d'Arancia, Vernice Fresca, dappertutto era Claudio Fadda. Quest'anno con noi alla festa della Stragalo. Evviva! È vero, quest'anno anch'io sono a festeggiare la Stragalo. Devo dire che non passa anno che io non venga a salutare Cesare, gli amici della Stragalo e tutti quanti. Io mi piaccio generalmente là. Telefono prima a Cesare, gli dico, me lo fai il ponce quest'anno? E lui mi dice sempre, sì sì, vieni tranquillo, poi arrivo via regolarmente, non me lo fa. È un parolaio Cesare, è un po' parolaio. E beh, io torno tutti gli anni sperando che me lo faccia il ponce alla Livornese. E lui con questa scusa mi fa tornare. Vero Cesare? Claudio è un grande amico, un amico da tanti anni, un amico di Carlo. Ci conosciamo da tanto, viene al mare a Castioncello, è sempre un piacere e devo dire non manca mai a compleanni, difficilmente è mancato e questo per me è un piacere. E infatti, sono contento di queste parole perché mi assicurano gli ingressi alla Stragalo gratis e le bevute gratis per i prossimi 10 anni, quindi sarò qua per i prossimi 10 anni. Evviva la Stragalo! Evviva la Stragalo e il ponce che ho non mai bevuto!